Ciao, bentrovati e benvenuti in questo nuovo appuntamento con Monster Hunter Stories. Nello scorso video mi sono avviato verso le distese innevate di Darge, dove sono anche in questo momento. Abbiamo trovato una ragazza ferita di nome Avinia, che era insieme al suo mostro Barioth, che però lei ha chiamato Frostfang, giustamente lo chiama Frostino. Ad ogni modo, andiamo a trovare un'erba, perché dobbiamo trovare l'erba di montagna, sempre per Avinia, che ha detto: se mi porti l'erba di montagna ti dico che sei bravo, e quindi possiamo andare a cercare il saggio wyverniano che abita questi posti. Ci stiamo avvicinando alla cascata, ho trovato anche due nuovi mostri. Uno mi ha proprio seccato in una maniera che non si può raccontare, mentre l'altro ha preso l'uovo, l'ha fatto schiudere, è un mostro acquatico, perfetto così. Lo Zamtrios mi fa davvero paura. È bello grosso. E poi anche Popo. Bello, eh? Però io qua vedo col mio occhietto una cosa molto molto bella. Allora, se io esco dal villaggio e vado qui, e se invece facessi tipo così? È un mostro anfibio. Mamma mia. Però può andare in acqua lui, no? No? Non può andare in acqua un mostro anfibio? Ah, forse ci sono dei punti precisi nei quali deve... nei quali può andare? No, allora, quella tana rara io la voglio esplorare, perché devo prendermi la rivincita su un mostro che mi ha fatto un sederino grosso come una capanna. Però non è detto che sia quella la tana, potrebbe essere un'altra. Però, ehi, se c'è un mostro raro, un nuovo raro, io lo prendo. Sì, tana mostro raro, vai. Io voglio prendere assolutamente tutti quanti i mostri rari possibili. Che poi non è detto che li prendo. Però, oh, cos'è questo? Abbiamo le zanzare ora? Oh, allora, che roba è questa? Barabra verde. Allora, mi sembra che sono ben imbacuccato. Ah, quindi resisto al freddo, sì. Oddio, vabbè, è un insetto. Non è che potessi aspettarmi chissà cosa. Eccolo, quello che mi ha sconfitto, va. Ma ora non ti affronto, Tato. Devo andare al nido. Ho cose più importanti. Ah, rieccolo. È lui, è quello di prima. È quello di prima. Uso la bruma calda per essere sicuro. E vado con lo Yankutku, vai. Mo ci sta per te. Lui è un tipo, ecco, potente. Quindi uso la tecnica e sbaglio. Ci voleva. Però, dato che ha attaccato prima il mio, ci vuole la velocità. E ora fa la tecnica. Allora, si allunga il collo pure. Che fa? No, aspetta. Binocolo. Fa tecnica, ok. Tendenza alla tecnica. Quindi andiamo di potenza noi. No. Vai. Poi attacco potente. Aia, dai. Ancora? Abilità le gambe. Certo, poi una volta che fai l'abilità legame scendi dalla sella, però... Ok. Ruota? Come ruota? Ah, quello destro, certo. Cavoli, Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3 abbiamo rifatto. Wow. Ok, faccio erbe su di me perché sennò mi finisce. Addirittura. Stai buono, pozione sempre su di me. Per fortuna che sono più veloce. Magnifico. E ora si preme.
Ancora una volta. Abilità legame, è quasi fatto, dai. Dai che lo vedo che vacilla. Dai che vacilla. Un Kezu, bello come nome. Se c'è un mostro a difesa, forte come questo, vuol dire che è un mostro buono quello che troviamo nelle uova. Ok. Vediamo un po'. No, cercane un altro. Emana una sorta di odore anche al 100% normale. Mi piace. Mi piace la striatura rossa e bianca, quindi prendo lui. Vada come vada. Uovo Pulse W. Vabbè, sì, E ora, sul serio, concentrato verso la missione. Non mi farò distrarre da nulla. Mi guardo intorno perché... perché sì. Non c'è niente che può distrarmi, però. Eccolo qua. Buono, preso. Allora, io vorrei andare tantissimo di qua, però. Ah, non mi ci fa andare. Vabbè, so cosa dobbiamo fare, ma... probabilmente là si prosegue. Ah, forse era il chiosco? Ho visto una cosa che volava. Oh cielo! Ma queste sono incisioni enormi. Fatte dagli antichi, forse. Ah, probabilmente di là ci fa andare avanti con la storia, quindi non ci può... non ci fa andare. Ecco qui. Mi metto. Oppelala! Sì, vedi. Magari piegavo un po' di più le zampe, era meglio, No, voglio dire, il salto è bello lungo. Però vabbè, il velocidrome, insomma, non penso che nessuno l'abbia liberato, no? Dall'inizio del gioco. Delle ossa che prenderò molto volentieri, perché non si sa mai che possano tornarci utili. Oh. L'erba, sì. Non volevo girare un altro pochetto prima. Oh no, c'è un Pughi lì! È una brutta gatta da pelare! Uno Zamtro se si dirige verso di noi! Volevo affrontarlo effettivamente. Quindi, dato che ce l'ho come mostro, è giusto anche affrontarlo in natura, no? Binocolo, che predilige? Tecnica? Tendenza a tecnica. Wow! No, fa velocità. Vabbè, dai, testa a testa. Aia. Oggetti, mostri. Fammi per favore un colpo rapido. Io mi curo perché ho messo un po' maluccio. Aia. Arzoros, dimmi un po' da una mano, per favore. Gli ho fatto un po'. Sarà il caso che io mi alleni contro sti mostri, perché sono piuttosto forti. Bello. Bello. Ed è anche un effetto a schermo. Non è solo mi baffo la difesa e via, no? C'è proprio un effetto. Bravissimo. Wow! Non posso fare niente. Oh, che bello! Ti blocca le altre opzioni tranne l'inventario. Geniale sta lotta! Anche lui sa velocità. Per fortuna sono più veloce. Vai, tecnica grande. Che gli fai annusare il sedere praticamente. Incella, che facciamo io e te, amico? Bello. Ma quanto è duro. Ho capito che ha aumentato la sua difesa, ma è un po' che stiamo combattendo, Cioè, ce ne ha prese di saccagnate. No.
Peccato. Ok, ci blocca tutto tranne l'inventario. Grande amico mio. Grande. Dai, abilità le gambe ancora una volta. Però voglio vederla per benino, quindi vado a velocità per uno. Prendiamo un salmoncello e poi attacchiamo. Ok, Wolverine praticamente. Mi piace. Mi piace un frego. No, mi curo con una pozione perché sto davvero messo malino. Mamma mia che lotta questa. Grande tecnico! Vai! Oh, è fatta, è fatta, è fatta, me lo sento, è fatta. E a questo punto è fatta, amici miei. No, oddio. Quanto gli manca. Corazza galagia. Ancora? Vedi, era fatta, vedi, ho detto. Cavoli, quindi io ho questo mostro in squadra, in teoria. È imbattibile. Bello lo Zamtras, davvero bello. E bello anche l'effetto della difesa. Non pensavo lo facesse a schermo e lo tenesse in battaglia sul modello. Che bello. Ok, prendiamo l'erba e andiamocene. Sì. Però prendo questo prima. Uno scrigno rosso. Talismano anti-shock. Ah, anti-shock. Come direbbero in TV, perché scrivono CH e non SH. Un altro Pughi ritrovato. Sì. Abbiamo però, per nostra fortuna, la Gattovana. Oh, proprio qui, va. Alle pendici della cascata. Non della cascata, ma dell'imbocco al sentiero che c'è dove c'è la cascata. Ora che abbiamo recuperato la nostra erba di montagna, sicuramente lei è più accondiscendente a venire con noi dal saggio. Questa montagna non è certo agevole, non pensavo che ce l'avreste fatta. Forse siete più forti di quel che credevo. Come Rider è nostro compito capire i nostri e sprigionarne il vero potere. Il potere dei nostri mostri? Sì, la verità è che ci ho messo parecchio a capirlo. Ho ottenuto la mia pietra del legame, ma Frostfang non mi obbediva. Mi ero quasi rassegnato a non cavalcare Frostfang. Lo lasciavo camminare vicino. Poi ho capito. Frostfang voleva fare le cose a modo suo, con i suoi tempi. All'inizio mi importava solo di controllarlo con la pietra del legame. Quando ho smesso di vederla così, Frostfang mi ha permesso di cavalcarlo. Avrei dovuto usare il mio tempo per conoscerlo meglio sin dall'inizio. Quindi sei riuscito a sprigionare il suo vero potere, eh? Esattamente! Buon consiglio! Frostfang sembra felice, scommetto sa quanto ti importi di lui. Beh, questi discorsi seri mi hanno fatto venire fame. Cucineremo anche per te, Avinia. Devi mangiare per recuperare le forze. Non ho molta fame. Cosa stavi dicendo? Oddio! Ma più che Wiberniano misteroso mi pare un namecciano, però a vederlo meglio è più un incrocio tra Popo e un namecciano e un tizio con i baffi. Mi ha fatto quasi cadere i baffi dallo spavento, e tu chi saresti? Questi mangi delle sorgenti termali sono una dilettevole delizia! Lascia perdere, non puoi intrometterti nella nostra conversazione così. Aspetta un attimo, vivi in questa baita? Allora gli intrusi siamo noi. Lasciate che ponga un indovinello a voi altri giovani. Se risponderete correttamente vi permetterò di restare qui, che ne dite? Un indovinello. Ok, certo. Non teniamo certo un rompicapo, vero socio? Ho orecchie a punta e un ventre rotondo. Chi sono? Aspetta un attimo. Stai semplicemente descrivendo te stesso? Giusto, la risposta è me. Sono solo un umile anziano che vive in una baita e delizia gli altri con enigmi. Ci scusi per l'intrusione, siamo disposti a pagare per restare un po' qui. Non se ne parla, mia cara, non potrei accettare alcun pagamento. Magnifico! Voi due pagherete. 1 miliardo di mangio alle sorgenti termali per la notte, prego. Perché solo noi dobbiamo pagare? Va bene, lo faremo. Ti porteremo abbastanza mangio da sfamare un Fatalis. I mangi delle sorgenti termali vengono dalle sorgenti termali, no? Ah, un gran butro mostro si aggira per le sorgenti termali di Darge al momento. Se continua ad agitarsi così, presto le sorgenti saranno nient'altro che fango. È roba per noi, socio. Fermare i mostri è ciò che facciamo meglio. Mentre siete là, raccogliete del muschio del vapore. Ottimo per curarsi, sapete? Quindi è l'occasione perfetta per prendere dei mangi e aiutare Avinia. Abbiamoci verso le sorgenti termali di Darge. Ok. Quindi viene anche Avinia?
No? Tu rimani qui? Il mastro Enigmi, penso che sia Wyverniano misterioso, no? Il mastro Enigmi è apparso dal nulla, quindi non è l'anziano Wyverniano, il saggio. Dice che se riesci a portargli dei mangi delle sorgenti termali ti lascerà soggiornare nel rifugio. Ti dirige alle sorgenti per cercarli. Forse riuscirai a trovare anche un modo per curare le ferite di Abin. Quindi lei non verrà con noi, devo supporre. Ah, l'uovo che ho trovato, sì. Dimmi che quel mostro qua sconfitto, ti prego. Però, è rosso! Non so quanto sia più raro o meno raro rosso. Però è il mostro che ho sconfitto. A proposito, frammenti d'uovo. Va bene solo qui, bene. Bene amici, per questo video è tutto. Vi ringrazio per averlo seguito. Nel prossimo andrò alle sorgenti termali a recuperare questi mangiu e a trovare anche delle erbe curative per la nostra amica Vinia, così magari si rimette in sesto. E andremo a trovare questo anziano saggio wyverniano, che ha anche un bel ragazzo a quanto dice la leggenda. E vedremo se è davvero lui. Ad ogni modo, in descrizione trovate come sempre tutti quanti i link ai miei social. E ci vediamo ovviamente al prossimo video. Ciao.